Il cantiere al momento resta fermo. Noi abbiamo manifestato le nostre preoccupazioni sia dal punto di vista giuridico per tutto quello che si è messo in campo in questo momento e abbiamo anche manifestato le nostre preoccupazioni soprattutto per i nostri territori, per ciò che sta accadendo. La galleria del Monte Pergola sembra ormai un tunnel senza uscite, deluso chi, come i sindaci di Montoro, Salofra e Serino, stamani aspettavano la data per la ripresa dei lavori. Il cantiere, infatti, in attesa dell'incontro a Roma tra l'ANAS e l'AIC Italiana Costruzioni, l'impresa impegnata per l'intervento di ristrutturazione della galleria resta fermo. Tutto viene rimandato di circa un mese perché se non si riesce ad organizzare questo tavolo a Roma tra Italiana Costruzioni ed ANAS, Direzione Generale, non si riuscirà a capire come potrà ripartire il cantiere. Se dovesse essere confermata invece la risoluzione contrattuale, ci sono da fare altre attività da parte di ANAS, che sono le verifiche del collaudo delle opere finora realizzate e poi avviare una procedura di affidamento dei lavori che ci vorranno perlomeno altri 4-5 mesi. L'incontro tra le parti non è servito a sbloccare l'impasse che da tempo penalizza la viabilità sul raccordo Avellino-Salerno, considerando l'importanza strategica della galleria. Tra iter burocratici e contenziosi si annunciano tempi lunghi per la ripresa dei lavori e il sindaco di Montoro, Salvatore Caratù, parla di fallimento delle istituzioni. Sinceramente credo che sia un fallimento soprattutto per coloro che rappresentano anche istituzioni di livello superiore, perché noi da agosto auspicavamo, come hanno ben espresso anche i colleghi, soluzioni sicuramente più rapide e più veloci e oggi avremmo voluto sapere la data quando iniziavano i lavori, ma invece tra un mese ci sarà un nuovo aggiornamento da parte di Sua Eccellenza il Prefetto per capire se questi incontri a Roma tra Italiana Costruzioni ed ANAS evolveranno in maniera positiva, se no si prenderà atto di questa risoluzione contrattuale. Certamente ci saranno ulteriori disagi nella prossima estate e se i lavori partiranno dopo il mese di marzo si riparte da capo.